Ciao a tutti, oggi parliamo di FIPSAP, la nuova applicazione della didattica subacquea che ci consente di avere nel telefonino tutte le informazioni che ci servono per andare in un diving a fare le immersioni. La FIPSAP è scaricabile da Google Play e da Apple Store per le piattaforme Android e iOS. Una volta che la nostra applicazione sarà scaricata sul telefonino, bisognerà loggarsi con le stesse credenziali che vengono utilizzate sul sito federale fipsas.it. Utilizzando user e password, dove lo user è il numero della tessera federale, entreremo su quello che è l'inizio della nostra applicazione, ovvero il nostro profilo. All'interno del nostro profilo possiamo trovare le informazioni relative alla nostra anagrafica, alla scadenza della tessera federale, la scadenza della visita medica e quella della tessera dell'atletica, casomai voi siate degli atleti. Andiamo dunque da Google Play per fare un esempio e andiamo a ricercare FIPSAP. In questo caso io l'ho già scaricata e installata, per cui sarà sufficiente cliccare su Apri per trovarsi la pagina iniziale del login. Ora inserisco le mie credenziali. Ed eccoci entrare nella parte dell'anagrafica, dove c'è i miei dati anagrafici, i miei recapiti, se volete mandarmi dei regali, le tessere federali, la tessera d'atleta, non lo sono più da qualche anno, e la visita medica sportiva. Ma andiamo nel menu in alto a sinistra, dove all'interno troviamo profilo, brevetti, corso in news e dive. Se andiamo all'interno dei brevetti, qua ci sono tutti i brevetti che voi avete conseguito. Nel mio caso, l'ultimo corso che ho fatto è quello di un gas blender. E qua ci sono tutti gli altri corsi. In questo caso è possibile scaricare il PDF con un'applicazione associata. Andremo a vedere il brevetto così come è composto, dato che è riconosciuto COMAS a doppia valenza. Tornando ulteriormente indietro, andiamo a vedere un'altra funzionalità, che è quella dei corsi. All'interno dei corsi veniamo rimandati a quello che è il sito federale, dove possiamo andare a trovare tutti i corsi che ci interessano. Ritorniamo ancora alle news. Anche in questo caso andiamo a vedere che cosa è stato pubblicato all'interno del portale federale, dove c'è Dive, le informazioni circa le Audi Show e lo spostamento a novembre. E per ultima, ma non ultimo, perché riteniamo che sia un bellissimo strumento di comunicazione, i numeri di Dive, dove possiamo andare a scaricare l'applicazione di febbraio. Di nuovo con l'applicazione di Office possiamo andare a leggerci il nostro magazine. Bene, se anche voi volete scrivere sul magazine Dive, non vi basta che scrivere la casella di posta cds-ds@fipsas.it. Buona giornata a tutti.